Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Dhiraye Nashta Prayeshva Padreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashnoke Bhakti Bhagavati Nashtiki Jashrima Bhagavatam. Il quinto capitolo del primo canto, siamo arrivati al terzo momento. Undici, e oggi è il giorno 12. Undici. Ah no, undici. Tadva visargo janataga viplavo yasmin pratishlokam abhadhavati api namani anantasya yashonkitani yat shrimvanti gayamti grinanti sadhava. Prima, la prima cosa. No. Allora, tat queste vak parole di sarga, creazione, janata, gli uomini, aga, peccati, vibrava, rivoluzionaria, yasmin, nel quale, pratishlokam, ogni verso, bhadavati, composto in modo irregolare. Api, nonostante, Namani, i nomi trascendentali, Anantasya, del Signore Infinito, Yashali, Gloria, Titani, descritte, Yat, che, Shinvanti, ascoltano, Gayanti, cantano, Grinanti, accettano, Sadhava, gli uomini puri e onesti. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhakti Vedanta, Swamiji, Prabhupada, già greco. Come molto lunga, penso che oggi non sia una metà. D'altra parte, chi è che parla? A chi? Ai saggi. D'altra parte, le opere che descrivono le glorie trascendentali del nome, della fama, della forma e dei divertimenti del Signore Supremo e Infinito sono di ispirazione completamente spirituale, e le parole sublimi che riempiono le loro pagine sono destinate a rivoluzionare le abitudini empie delle civiltà deviate di questo mondo. Anche se la loro stesura presenta qualche irregolarità, queste scritture sono sempre ascoltate, cantate e accolte da tutti gli uomini puri che sono animati da una profonda onestà. Ripeto la traduzione, d'altra parte. Le opere, allora il verso precedente, i versi precedenti dicono: o grande saggio, tu hai esposto molto ampiamente i quattro principi fondati sull'attività pie, ma non hai dato altrettanta importanza, alla descrizione delle glorie della persona suprema Vasudeva. Le parole che non esprimono glorie del Signore sufficienti a rendere pura l'atmosfera dell'intero universo sono considerate dalle persone sante come luoghi di pellegrinaggio per i corpi. Poiché abitano il mondo trascendentale, le persone perfettamente realizzate non trovano alcun piacere in esse. D'altra parte, verso di oggi, le opere
che descrivono le glorie trascendentali del nome, della fama, della forma e dei divertimenti del Signore Supremo e infinito, sono di ispirazione completamente spirituale, e le parole sublimi che riempiono le loro pagine di queste opere sono destinate a rivoluzionare le abitudini empie delle civiltà deviate di questo mondo. Anche se la loro stesura presenta qualche irregolarità, queste scritture sono sempre ascoltate, cantate e accolte da tutti gli uomini puri che sono animati da una profonda onestà. Spiegazione. I grandi pensatori hanno la capacità di estrarre il meglio da ogni cosa, anche dalla peggiore. Si dice che l'uomo intelligente debba essere capace di estrarre il nettare da una coppa di veleno, di accettare l'oro anche se proviene da un luogo immondo, di fare di una donna qualificata la propria sposa anche se nata da famiglia anonima e di ricevere dei buoni insegnamenti anche da un uomo intoccabile per nascita. Queste sono alcune regole di etica che ogni uomo senza eccezione dovrebbe saper applicare. Ma l'uomo santo è di gran lunga al di là degli uomini comuni ed è costantemente assorto nella glorificazione del Signore Supremo, poiché sa che diffondendo il suo santo nome e le sue glorie purificherà l'atmosfera contaminata del mondo e propagando le scritture trascendentali come lo Srimad Bhagavatam aiuterà gli uomini a rendere sane le loro abitudini. Mentre scriviamo questo commento ci informano che la Cina ha intrapreso una serie di azioni di guerra alla frontiera con l'India. Non siamo molto interessati alla politica, ma sappiamo che la Cina e l'India hanno vissuto per secoli nella pace, senza sentimenti ostili. Un tempo, infatti, regnava ovunque nel mondo un'atmosfera di coscienza divina. Tutte le nazioni del globo rispettavano Dio e vivevano nella purezza e nella semplicità. Non c'era motivo di controversia politica. La Cina e l'India non hanno alcuna ragione di intraprendere una guerra per conquistare territori dove l'uomo difficilmente può vivere. Ma a causa dell'influenza dell'età di Kali, età della discordia, di cui abbiamo già parlato, la minima provocazione ha il potere di generare gravi dissidi. Il contrasto in sé scaturisce da un non nulla, ma diventa grave a causa dell'atmosfera contaminata di quest'era, in cui una parte dell'umanità si sforza di mettere fine con una propaganda sistematica alla glorificazione del nome e della fama del Signore Supremo. C'è dunque un'urgente necessità di diffondere in questo mondo, in tutto il mondo, il messaggio dello Srimad Bhagavatam. È dovere di ogni uomo responsabile, nato in India, di assumersi questo compito per il più grande beneficio di tutti e allo stesso tempo per la pace tanto desiderata. Ma poiché l'India ha fallito in questo compito, oggi il mondo è turbato da numerose lotte e conflitti. Noi siamo sicuri però che se i dirigenti politici solo accettassero di ricevere il messaggio sublime di Srimad Bhagavatam, avverrebbe un cambiamento nei loro cuori e naturalmente la gente li seguirebbe. Le masse non sono che strumenti nelle mani dei dirigenti politici. È sufficiente quindi che si operi un cambiamento nel cuore dei dirigenti per assistere a un radicale cambiamento dell'atmosfera universale.
Conosciamo i numerosi ostacoli che si frappongono nel nostro sincero sforzo di presentare questa meravigliosa opera, ricca di sublimi messaggi destinati a risvegliare la coscienza divina delle masse e a rispiritualizzare l'atmosfera del mondo. Il nostro tentativo, certo che se c'è il microfono, ma non abbiamo il microfono. Il nostro tentativo di presentarla in un linguaggio adatto è già destinato a fallire, tanto più che si tratta di una lingua straniera. Nonostante il nostro sforzo sincero di presentare un testo conforme alle aspettative dei letterati, rimarranno molti errori. Ma siamo sicuri che, nonostante tutte queste imperfezioni, i dirigenti della società considereranno soprattutto la serietà dell'argomento e accetteranno ugualmente il messaggio onnipotente. Quando scoppia un incendio, gli abitanti della casa in fiamme corrono a chiedere aiuto ai vicini. Questi potranno anche essere stranieri e non comprendere la lingua delle sfortunate vittime, ma capiranno subito l'urgenza dell'aiuto richiesto. Lo stesso spirito di cooperazione è necessario per diffondere il sublime messaggio dello Srimad Bhagavatam nell'atmosfera contaminata di questo mondo. Dopotutto si tratta di una scienza che studia le tecniche spirituali e noi attribuiamo più importanza alle tecniche che al linguaggio usato per esporle. Se le vie spirituali tracciate da questa grande scrittura saranno recepite dal lettore, il nostro tentativo avrà dato i suoi frutti. Poiché si compiono troppi atti materialistici nel mondo, non è affatto strano che la minima provocazione trascini gli individui o le nazioni a conflitti eccessivi. Questo è normale nell'età di Kali, l'età della discordia, in cui l'atmosfera è già grandemente contaminata e tutto si corrompe, lo sappiamo bene. Oggi abbondano gli scritti indesiderabili, pieni di concetti materialistici, tutti imperniati sul piacere dei sensi. In molti paesi ci sono commissioni incaricate dal governo per scoprire e censurare la letteratura oscena. Ciò significa che i governi, i capi responsabili del popolo, non vogliono questo tipo di letteratura. Tuttavia, si trova nel mercato perché la gente la vuole per soddisfare i propri sensi. L'uomo vuole leggere, è naturale, ma poiché la sua mente è contaminata, sceglie sempre simili letture. In queste condizioni un'opera trascendentale come Srimad Bhagavatam non solo limiterà le attività della mente corrotta degli uomini, ma placherà anche la loro sete di leggere qualcosa di affascinante. Come un uomo che soffre di itterizia non è attratto dai dolci, sebbene soltanto lo zucchero gli dia sollievo, così gli uomini afflitti dalla malattia, del piacere dei sensi, malattia, per virgolette, non apprezzano all'inizio il sapore del Bhagavata, ma continuando nella lettura si libereranno dal loro male e potranno così gustarne il nettare. Sforziamoci perciò di diffondere in modo sistematico la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam, perché hanno il potere di agire come lo zucchero, di guarire l'itterizia del condizionamento materiale, dell'attaccamento al piacere dei sensi. Quando gli uomini avranno gustato quest'opera, tutte le altre letterature, veleno della società, cesseranno di esistere. Anche se la nostra presentazione di questa meravigliosa opera contiene dei difetti, siamo sicuri che tutti gli uomini riserveranno allo Srimad Bhagavatam l'accoglienza che merita, perché quest'opera è stata raccomandata da Srila Narada stesso, che ci istruisce attraverso Vyasadeva in questo capitolo. Già. 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 Già.
Om Agyanirandasya Yananjana Shalabhaya Chakshurita Yena Tasmai Shri Gure Maha. E quindi questo commento Srila Prabhupada lo scrisse prima di veramente la terrota, tutta questa parte è stata scritta prima di andare negli Stati Uniti, quindi Srila Prabhupada era da solo e, come dice nella spiegazione, l'inglese non era nemmeno la sua lingua, ma quindi è chiaro che lui faceva del suo meglio, ma sapeva che c'erano un sacco di errori di stesura. Poi però Krishna, vediamo come provvede, e gli ha mandato un sacco di Vaishnava letterati che hanno fatto tutto l'editing e le correzioni, e quindi anche se lui sapeva di avere dei limiti da quel punto di vista, non è che per fare brutta figura non ha portato avanti il suo compito. Perché? Perché la missione era troppo importante. Srila Prabhupada fa l'esempio dell'incendio, no? Se scoppia un incendio in una casa, uno esce, i vicini, non è che perché sono stranieri non capiscono, vedono le fiamme e uno gli dice aiuto, e questi corrono e vengono ad aiutare a spegnere l'incendio. Così in Kali Yuga ci sono le fiamme della sofferenza materiale. Qui Srila Prabhupada parla di un conflitto fra India e Cina di quei tempi. Adesso basta che apriamo le pagine dei giornali, ci sono conflitti dappertutto, conflitti a livello di stati, conflitti a livello, soprattutto conflitti individuali, e poi che si trasferiscono alla collettività, conflitti nelle famiglie. Una volta la gente litigava in famiglia, ma mica si ammazzava. Forse volava qualche piatto, ma non è che uno prendeva un'ascia, cominciava a fare a pezzi la moglie, prendeva le pistole, cominciava a sparare. Adesso ogni giorno ci sono disastri di questo genere. Perché? Perché si sta arrivando a un livello di contaminazione tale, le persone continuano a mangiare questi cadaveri, e quindi questa violenza gli è entrata così dentro, poi con questi intossicanti bevono, e quando uno va di fuori poi perde totalmente il controllo. Questo è il Kali Yuga. Quindi Narada Muni istruisce Vyasadeva e gli dice di parlare delle opere, di compilare delle opere trascendentali che parlano dei sublimi divertimenti di Krishna. Perché queste opere hanno proprio il potere di purificare la mente e la coscienza delle persone. E qual è la prova di tutto questo? Siamo noi. Basta che ci guardiamo intorno, e non eravamo per niente attratti dallo Srimad Bhagavatam, eravamo magari dediti a fare tutt'altro, ma adesso siamo qua e siamo attratti dallo Srimad Bhagavatam. Abbiamo visto anche ieri quante persone sono venute dai luoghi più diversi, dalle tradizioni più diverse. C'era un gruppo e sono venuti, e poi mi hanno detto: siamo tutti buddisti, buddismo giapponese, no? Quello che recita il mantra. Che solitamente sono anche più settari da certi punti di vista, no? Sono un po' più chiusi alla
invece si sono dimostrati, uno di loro mi ha confidato che la sua responsabile gli ha detto no, non dovete andare perché se no perdete tutti i benefici. E lui gli ha detto ma io vado, perché vado a sentire, vado ad ascoltare, vado a espandere la coscienza, sai. E infatti hanno trovato giovamente, erano contentissimi, erano in estasi, hanno detto che torneranno. Questo è il vero buddismo. Il vero buddismo porta alla buddhità, che è l'illuminazione. Quindi se poi incontri qualcuno che è più illuminato di te, cosa fai? Chiudi gli occhi e fai finta di non averlo mai visto? No, ti illumina ancora di più. Quindi, e questo grazie al fatto che noi diffondiamo la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam. Ma anche noi siamo coscienti che non siamo all'altezza della situazione, perché per essere all'altezza della situazione bisognerebbe essere dei puri devoti totalmente assorti Nyabhilashita Shunyam Gyana Karmadhyam Amrita, non avere desideri materiali, essere totalmente assorti in Krishna e con l'unica motivazione di servire Krishna. Ma anche se un devoto sa di non essere all'altezza, capisce che il messaggio dello Srimad Bhagavatam è molto urgente e quindi dice va bene, io non sono ancora all'altezza, ma se devo farlo, mi è stato dato l'ordine di farlo, lo faccio comunque, poi Krishna organizzerà le cose e ci darà la purezza necessaria e arriverà la purezza necessaria per diffondere al meglio la coscienza di Krishna. All'inizio bisogna diffonderla anche al peggio nel senso delle nostre... è come un devoto del Sankhya, inizia, fa un sacco di errori, poi gradualmente purifica le sue motivazioni, migliora le sue tecniche e poi ottiene degli ottimi risultati e le persone sono entrate affascinate. Ma se avesse aspettato di essere in grado, come lo è adesso, no, io non inizio perché prima devo imparare. E no, si impara sul campo. La coscienza di Krishna si impara sul campo. Mentre si pratica. Questo è un po' il rischio che bisogna correre, che bisogna fare anche degli errori, molti errori alle volte. Srila Prabhupada ha detto fate errori ma non fate sempre gli stessi, perché se uno fa sempre gli stessi errori allora vuol dire che non sta ascoltando attentamente, vuol dire che ha gli orecchi tappati anche se sembrano aperti. E quando è che si tappano gli orecchi? Quando ci sono un sacco di desideri materiali che creano un tappo. Quindi arrivano le informazioni, ma la nostra mente sta ascoltando altre informazioni. Radio Maya centrale, invece Radio Krishna centrale. Sta ascoltando Radio Maya centrale, che è situata nella coscienza e inquina la mente. E quindi abbiamo fatto l'esempio ieri, che poi uno andrà attraverso i sensi di organizzazione si ritrova a fare delle cose che non sono in sintonia con le istruzioni ricevute. Perché? Perché sta ascoltando dentro la voce dell'illusione e quindi non riesce a cogliere il messaggio dell'istruzione del maestro spirituale. Ma se uno si accorge di questo, o personalmente, perché gli viene detto, bisogna riprendere, da dove, come se uno canta Hare Krishna, si ritrova con la mente chissà dove, non deve far altro che continuare a cantare, riascoltando il mantra, riascoltando. In questo modo la mente si purifica. Molte volte quando si legge lo Srimad Bhagavatam, per esempio, la Bhagavad Gita, uno entra
e non è attratto, non ha una mente attratta. Ma il potere dello Srimad Bhagavatam è tale che basta iniziare a leggere 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, avrete fatto tutta questa esperienza, dopo mezz'ora uno comincia a essere attratto, comincia a sentire un piacere per quello che sta facendo. Dopo un'ora non vorrebbe più staccarsi, però c'è da fare, c'è gli impegni, insomma, sono tanti, quindi uno si deve staccare. E questo deve essere anche il nostro atteggiamento con il Mahamantra. Uno all'inizio magari fa fatica, ma alla fine vorrebbe cantare, ma non può perché è finito il tempo. Se invece, come vi ho detto altre volte, uno arriva in fondo e non ne può più di mantra, vuol dire che ha cantato in modo distratto, vuol dire che cantava Hare Krishna ma stava ascoltando la radio di Maya. È come se uno guida in modo distratto ed è al telefono. Alle volte succede, non dovrebbe succedere, ma alle volte tutto è successo. Uno sta guidando ma al telefono, e a un certo punto dice: caspita, stavo guidando, era così assorto nella telefonata importantissima, ma poi si accorge che l'attenzione alla guida era minima. Ecco perché sono le cause degli incidenti. Quindi uno sta cantando ma in realtà con la mente chissà dove. Però noi dobbiamo imparare ad applicare le tecniche, come dice qui Srila Prabhupada. Le tecniche sono molto più importanti del linguaggio che si usa, e quindi bisogna un po' correre il rischio di fare delle brutte figure, tra virgolette, perché? Perché c'è una necessità impellente di presentare lo Srimad Bhagavatam in questo mondo dove imperversa proprio la pazzia materiale. Sono tutti così assorti solo nella dei sensi, in ultima analisi non fanno nient'altro. Uno dalla mattina quando si sveglia alla sera pensa di essere il corpo, pensa che la soddisfazione dei sensi sia tutto quello che c'è, e vive una vita praticamente inutile. Allora c'è proprio l'urgenza di portare lo Srimad Bhagavatam a tutti, e c'è chi è in grado di farlo direttamente perché ha acquisito le tecniche e ha un livello di purificazione sufficiente, e c'è chi non è in grado di farlo perché non ha ancora acquisito le tecniche e non ha un livello di purificazione adeguato. E allora cosa deve fare? Deve ascoltare le istruzioni del maestro spirituale e servire umilmente chi invece ha già raggiunto un livello sufficiente sia di purificazione che di acquisizione delle tecniche. Quindi servendo chi è già a un livello sufficiente, gradualmente anche il nostro livello di avanzamento spirituale cresce, e piano piano diventiamo in grado anche noi la coscienza di Krishna. Ma l'atteggiamento deve essere sempre quello del servitore, che uno deve sempre sentirsi il servitore, dasa, dasa, andasa. E questo è il concetto che ci ha portato Srila Prabhupada. Non c'è da inventare niente, ma noi se continuiamo a fare quello che ci ha insegnato Prabhupada, organizzate incontri, cantate Hare Krishna, parlate della Bhagavad Gita e prendete prasada. Giusto o no? Ma dopo 50 anni non funziona così. Abbiamo visto ieri, un sacco di persone sono venute, ancora persone nuove. Questo è un segnale molto positivo, incoraggiante. Anche ieri sono state più di 10, no? Più della metà erano persone nuove. Molti che mi avevano detto verrò, verrò, poi non sono venuti, magari hanno avuto di contrattempo. Però vedete quanto interesse c'è e quanto semplice sia distribuire la coscienza di Krishna. Non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo semplicemente fare
quello che ci ha insegnato Prabhupada. E ognuno deve essere nel posto giusto, nel momento giusto, per fare la cosa giusta, con la coscienza giusta, soprattutto. Però anche se la coscienza non è proprio giusta del tutto, e poi sarà giusta, poi si ammette, bisogna avere l'umiltà di riconoscere, dire, guarda, non ho la coscienza adeguata. Perché? Perché ho la mente, il segnale qual è? Che ho la mente così assorta nella gratificazione dei sensi, però ti do una mano comunque. Allora, se c'è questo atteggiamento, allora il maestro spirituale vede il giusto atteggiamento e aiuta il devoto neofita a purificare la sua coscienza, e gradualmente questa coscienza si purifica. Bene, se c'è qualche domanda, qualche commento, altrimenti oggi è lunedì. Otto e mezzo. No questions? Tutto già. Allora io direi di salutare chi sta ascoltando, perché adesso abbiamo un incontro organizzativo del centro. Come tutti, già Shrila Prabhupada, già.